L'Unione Europea non aprirà corridoi umanitari né consentirà che si ripeta la grave crisi migratoria del 2015. Queste le parole del premier sloveno Janša, il cui paese detiene la presidenza di turno semestrale dell'Unione Europea. Immediate le critiche, tra cui quelle del presidente del Parlamento Europeo Sassolino, spetta al presidente di turno dire cosa farà l'Unione Europea. Intanto prosegue il ponte aereo con l'Afghanistan per l'evacuazione dei profughi, una volta giunti in Italia sottoposti a profilassi sanitari anti-Covid prima di essere trasferiti in strutture dedicate.